scenario futuro assente, destabilizzazione, deeticizzazione, segnano forse il tratto generale a partire dal quale possiamo comprendere l'angoscia, il senso di vertigine, di paura che caratterizza il nostro presente come epoca destabilizzata, come epoca di futuro assente, come epoca di paura generalizzata, della quale paura o angoscia, se preferiamo, possiamo essenzialmente analizzare, credo, due fenomeni, due manifestazioni concretissime, senza riferimento al futuro assente, alla destabilizzazione, non possono nemmeno essere comprese. E forse analizzando queste due configurazioni possiamo anche comprendere meglio quale sia il ruolo giocato oggi dalla paura nello scenario globalizzato. Il primo tema è il tema della crisi, che sicuramente è un tema ineludibile per chiunque voglia comprendere il proprio tempo nel pensiero, secondo il compito che Hegel assegnava al filosofare. La nostra è l'epoca della crisi permanente, è l'epoca dove la crisi traccia l'orizzonte di senso del nostro presente. Noi sappiamo che in greco crisis rimanda al verbo crino, che vuol dire giudicare essenzialmente, ma la crisis allude anche a una scissione. Crisis è la lacerazione, la scissione. Forse è il tempo migliore per filosofare la crisi, se è vero, come dice Hegel, che il bisogno della filosofia nasce dalla scissione. In che senso la nostra è un'epoca di crisi? Tutti lo sappiamo, non fosse altro che per il fatto che lo sperimentiamo quotidianamente sulla nostra carne viva. Dopo il 2007 la crisi signoreggia le nostre esistenze. Dicevo in precedenza, ricorderete che la nostra è l'epoca della fine della storicità. Siamo passati disinvoltamente da quella che Nietzsche chiamava la malattia storica, il voler tutto ricondurre hegelianamente alla dimensione della storicità, alla malattia antistorica di un'epoca che ha smarrito ogni riferimento alla storicità. Ecco, la crisi stessa oggi viene vissuta in una maniera emblematica da questo punto di vista di storicità perduta, perché la crisi, dovremmo saperlo, è l'esito di un processo storico, è storicamente determinata, è l'esito di una relazione sociale. In fondo ce l'ha insegnato molto bene Carlo Marx. L'economia, il capitale, non è una cosa, è una relazione umana che si presenta in forma cosificata. E quindi, in quanto relazione umana, ha una sua storia, una sua processualità, ha una sua determinazione sociale. La crisi, invece, viene sempre più spesso vissuta come se fosse qualcosa di totalmente naturale, senza storia. L'analogon di ciò che è la peste nei Promessi Sposi, qualcosa che non abbiamo prodotto, qualcosa da cui non possiamo salvarci se non individualmente, senza pretendere di porre rimedio alla crisi stessa. Si torna così forse alla radice prima del capitalismo descritto da Weber, l'etica protestante, la salvezza individuale al netto della sconfitta collettiva. Solo l'individuo si può salvare non liberandosi dal capitalismo, ma cercando spazi di libertà nella gabbia d'acciaio del capitalismo, in questo caso della crisi. È interessante il fatto che la crisi venga presentata quotidianamente anche dagli economisti alla stregua di un fenomeno di natura, un terremoto, uno tsunami che si è abbattuto nelle nostre vite. In fondo l'ideologia ha come propria matrice fondamentale sempre la destoricizzazione delle realtà, presentare come se fosse natura quello che in realtà è un rapporto storico e sociale. In questo modo viene meno l'elemento critico, non ha alcun senso criticare l'andamento dei pianeti o l'eclissi lunare, e nemmeno ha poi senso criticare una realtà sociale presentata come se fosse natura data, occorre tutt'al più accertarla e accettarla. Ecco, la crisi, lasciatemi rovesciare il modo quotidiano di intenderla. Io sono convinto che questa crisi, nel suo senso generale, possa essere intesa come l'emblema dell'instabilità del nostro tempo, ma poi anche riveli quello che voglio chiamare la paura come metodo di governo. Entro qui in un'altra dimensione concettuale che finora ho lasciato a margine, la paura come metodo di governo. Proviamo a rovesciare l'immagine dominante che ci presenta la crisi come
qualcosa di necessitato dalle logiche naturali dell'economia. Proviamo invece a prospettare un'altra visione delle cose. E se la crisi non fosse altro che un metodo di governo, un metodo governamentale, direbbe Foucault, mediante il quale si pone in essere una forma di emergenzialità e di instabilità costante che è l'ideale per amministrare le nostre vite, superando gli ultimi retaggi ancora esistenti di democrazia? In fondo la crisi pone in essere, l'abbiamo capito tutti, un dispositivo tale per cui, in nome della situazione emergenziale dettata dalla crisi, urge sempre una risoluzione immediata, urgente appunto, che non può passare al vaglio di parlamenti e deliberazioni democratiche, deve essere posta in essere il prima possibile nella sua immediatezza, pena il precipitare nella perdita complessiva di tutto. L'alternativa che pone sempre in essere la crisi come situazione emergenziale è quella fra l'abisso o la necessaria accettazione di ciò che viene presentato come ineludibile. O fai così o cadi nell'abisso. Quindi non c'è spazio per la contrattazione, diciamo, parlamentare, per la discussione. Si pone in essere una necessità ineludibile. Ecco perché la crisi si pone, a mio giudizio, evidentemente sempre più come metodo di governo per aggirare le democrazie, rivelando anche quella che è una delle cifre più caratteristiche di un